Bene, allora abbiamo proprio il presidente Formica collegato con noi, Scalea, che così supera questo fortino della Branca Leone, che oggi comunque più volte ha rischiato di pareggiare i conti. Buonasera presidente. Buonasera Antonio. Ben ritrovato, contento di questo lungo viaggio da Scalea a Branca Leone. È appena iniziata la traversata Ionio Tirreno. Mamma per fortuna con 3 punti. Per fortuna con 3 punti, giustamente si piange con un occhio, sì. Almeno. Diciamo che almeno il viaggio è più in sciortezza, ecco. Sì, 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 avete modo anche di commentare la gara, avrete tutto il tempo, no? Con i compagni di viaggio a commentare anche questa gara, sì. Di oggi. Com'è stata? È stata una bella gara. Innanzitutto ringrazio della bellissima e calorosa ospitalità, come sempre già dimostrato anche lo scorso anno a Branca Leone, soprattutto la persona del signor Santa Caterina che ci mette sempre gentilezza nell'accoglierci a Branca Leone. Al di là di questo è stato un piacere rivedere anche il giocatore Isidoro Leonardi, il portiere che, sì. Con cui abbiamo avuto modo l'anno scorso di eravamo in trattative e poi vabbè abbiamo scelto entrambi situazioni differenti. Sicuramente è stata una partita dove anche tutte le due squadre si sono affrontate con diverse azioni. Il Brancaleone ha avuto anche diverse occasioni davanti al portiere, davanti a Chiesi, che oggi ha giocato Chiesi e ha dimostrato insomma grandi capacità di coprire lo specchio della porta in 2 occasioni. Poi ci ha aiutato anche il padre in un'occasione, quindi insomma siamo stati fortunati. Però al tempo stesso anche Leonardi ha dimostrato le grandi capacità su Favieri e su altre occasioni. Purtroppo abbiamo preso anche noi, avuto la possibilità a porta vuota di metterla in rete, però anzi 2 volte non ci siamo riusciti, poi alla fine siamo riusciti su questo calcio d'angolo. Ceni, che è rientrato finalmente da titolare dal primo minuto, a metterla a segno di testa. Diciamo che piano piano stiamo iniziando a recuperare i giocatori. Oggi abbiamo avuto Kemi dal primo minuto, poi è entrato, è stato riuscito a rientrare in campo, rientrare al suo posto anche Pastore, facendo insomma avendo la possibilità di giocare qualche minuto di gara. Speriamo insomma adesso di riprendere al più presto al centro del campo, di rimettere in campo il posto che purtroppo è stato colpito da un virus intestinale, sono già 2 giorni che è fuori, e soprattutto di rivedere in prestazioni Roberto Perna al centrocampo e poi in attacco Mandarano e Scoppetta. Insomma, abbiamo pochi giocatori ancora fuori che devono andare a rafforzare quella che è già oggi una formazione insomma che sta dimostrando delle belle cose. Vincere e dichiarare insomma avendo delle occasioni, però che avete avuto pure un po' di fortuna, è un segnale pure evidente insomma per il campionato dello Scalea, no? Quella è una parte anche importante di un campionato giocato, sì. Per il vertice. Diciamo che la fortuna, il rimballo, a volte ti è contro, a volte ti è a favore. Diciamo che questa volta avevo un tifoso d'eccezione al mio fianco, il famoso ragioniere del Forum. Quindi Formica ha conosciuto il ragioniere finalmente, dai, che può. Sull'azione appunto, stavo dicendo, del palo, sì. Preso dal Brancaleone, e su quell'azione c'è stata una ripartenza dove Altieri quasi quasi riuscì a fare gol, quindi era proprio della serie gol mandato, gol subito, ma queste sono occasioni. Nel contesto la partita è stata una partita abbastanza dinamica, concreta, l'arbitraggio anche questa volta di Superregione ha in alcuni casi ha manifestato grande personalità, in altri casi insomma forse un po' rigido
al limite, insomma, nella concretezza piena della rigidità, ecco. Altre volte ha lasciato corso, comunque non ha inciso poi sul risultato della partita. Vince. Quello che sì. È stato una bella partita da parte del pubblico, che ha potuto vedere tra due squadre che hanno giocato a viso aperto. Vincenzo. Sì, Presidente, delle squadre che avete incontrato, no? Forse quella che vi ha dato filo più da torcere, adesso mi dirà che tutte le squadre, tutte le partite sono uguali, sì, però la Cittanovese l'ha vista come la squadra veramente antagonista per la vittoria finale. Ma la Cittanovese ha dimostrato sul nostro campo di fare un gioco attendista, è rimasta praticamente dove c'era soltanto la prima punta o le prime due punte, insomma, che andavano ad attaccare sui portatori di palla, ma poi tutto il resto attendevano il gioco dello Scalea per poi buttare la palla avanti e cercare di ripartire sulle azioni. Quindi ovviamente questo era sicuramente gli ordini di scuderia da parte del mister, però indubbiamente se ne va a vedere il risultato è l'unico pareggio che finora abbiamo fatto, però indubbiamente è una buonissima squadra, è una buona squadra, ha dimostrato di saper giocare a pallone. Si torna in Coppa mercoledì, uno dei motivi di questo anticipo odierno con il Brancaleone. Sì, diciamo che uno dei motivi è che siamo andati abbiamo giocato con il Brancaleone, ci tocca di nuovo per andare a giocare a difesa la Coppa Italia. Altro motivo doveva essere la diretta TV, che purtroppo non c'è stata. Questo avvertimento è stato oggetto di un tran di messaggi e di telefonate dai nostri tifosi che non si sono mossi da casa perché c'era qualcuno che voleva venire, però con la diretta TV purtroppo sono rimasti a casa, ma non alla fine mi spiegava il cronista che c'erano dei problemi e non si è potuti andare in diretta. Credo che sicuramente da questo punto di vista alla fine sarà questo il motivo, non è stato un motivo che poi era tale per poter fare l'anticipo. Purtroppo può succedere questo inconveniente ed è successo a noi. Vabbè. L'avversario di Coppa, Presidente. Beh, l'avversario di Coppa sicuramente andremo a conoscere il San Biagio. Il San Biagio è una squadra che sta dimostrando delle buone capacità, perché per essere anche in classifica vuol dire che l'organico c'è e la voglia di fare bene c'è pure, quindi andremo lì. Il mister già domani darà un giorno di riposo, già da lunedì si ricomincia a lavorare per andare ad affrontare la partita di Coppa Italia così come abbiamo sempre fatto finora. Quindi è anche questo è un obiettivo che noi ci siamo posti nell'annata, quindi insomma vogliamo onorare questa partita nel modo giusto. Bene, sarà pure un bel confronto per capire insomma anche gli equilibri di questo campionato, no? Perché il San Biagio sta facendo tutto sommato bene, no? Quindi sì, diciamo che ovviamente questa partita la Coppa Italia solamente ha un approccio di peso, perché le funzionate aspetto quali sono tre punti, la Coppa Italia sta che 180 minuti sì è un attimino diverso. La sentiamo male purtroppo, Presidente, probabilmente lungo rientro crea qualche problema anche per il collegamento telefonico. Comunque abbiamo capito pressoché insomma il suo pensiero dopo questa gara odierna con il Brancaleone. La salutiamo e la ringraziamo, alla prossima. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori italiani.